tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Clamorosa protesta di Ivan Cottini davanti all'ospedale di Sasso Corvaro, brucia medicinali e sospende le cure per la sclerosi multipla. Allerta meteo nelle Marche, in arrivo freddo e neve fino alla costa. Rapina studentessa di 18 anni, arrestato noto spacciatore tunisino, fermato più volte dai carabinieri ma tornato sempre in libertà. Inaugurato Pesaro International Tattoo Expo, fra poco ci collegheremo da Campanara per l'evento dedicato al mondo dell'arte di strada. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Ancora sanità infuocate, in particolare nell'entroterra. Oggi c'è stata una clamorosa protesta di Ivan Cottini, l'ex modello affetto da sclerosi multipla, che di fronte all'ospedale di Sasso Corvaro ha bruciato i suoi medicinali e sospeso le cure. Guardate. Li ha aperti, scartati e gettati. Sono finiti in un falò davanti all'ospedale di Sasso Corvaro, i medicinali di Ivan Cottini, che si è unito alla protesta per chiedere attenzione sulla sanità dell'entroterra. L'ex modello affetto da sclerosi multipla, che finora ha portato avanti tante battaglie di solidarietà, da due giorni ha sospeso quelle che lui definisce bombe, cioè le vitamine e i farmaci ausiliari che gli permettono di alzarsi ogni giorno e di compiere le sue attività. Ovviamente non interromperò le cure specifiche che stavano per rallentare la mia patologia, perché comunque ho deciso di mettere su famiglia e una figlia e devo portarle comunque un certo tipo di rispetto. E poi non posso bruciare le medicine che il servizio sanitario e voi, noi tutti paghiamo. Mi batto con tante mie iniziative per evitare di fare tutti quei viaggi della speranza. Io ogni 80 giorni mi devo recare a Milano per avere le cure migliori. E comunque ogni settimana, 10 giorni, devo fare una visita o a Sasso Corvaro o a Urbino, a Cagli. Se mi vanno a togliere anche questi altri presidi qui intorno a me, dovrò recarmi poi ogni settimana, ogni 10 giorni giù verso Fano, Pesaro, e farmi perdere sempre una giornata intera. E quindi i miei genitori saranno sempre ancora più dipendenti e più soffocati dalla mia malattia, cosa che voglio evitare. Ieri qualcuno mi ha chiamato dalla regione per far sì che non venissi qua a protestare, ha raccontato Ivan. Mi avrebbero organizzato subito un incontro con il presidente Ceriscioli, ma io non scendo a compromessi. Mi batterò e stringerò forte i denti per il mio diritto alla salute e alla sanità. Al suo fianco oggi c'era il sindaco di Sasso Corvaro, Daniele Grossi, che ha chiesto invano ad Ivan di non compiere un atto così pericoloso per la salute. Nel suo intervento poi il primo cittadino ha risposto ad un post pubblicato su Facebook da Alessia Morani. Dite a Grossi e Gambini che possono togliersi le catene della demagogia, ha scritto la parlamentare. A me piace risolvere i problemi, le chiacchiere le lascio agli altri. Mentre la regione il 24 di dicembre formulava e scriveva le determine regionali ASU per chiudere l'ospedale, lei nel frattempo ha ben pensato di fare un'interrogazione parlamentare per l'albero di Urbino. Cioè, ci rendiamo conto? Non aveva una causa da sostenere la chiusura dell'ospedale, ha pensato a Urbino. Se per lei un ospedale chiuso è demagogia, io mi propongo ad essere il nuovo parlamentare, sicuramente non come lei. Mi dispiace. Lei non si è mai vista qui all'ospedale, lei non ha mai chiesto niente sull'ospedale. Poi adesso arriverà che è stata lei a mettere, ad ottenere il risultato, a mettere la ciliegina sulla torta. Il sindaco ha lamentato anche il fatto che in 4 giorni di protesta non ha ricevuto nemmeno una chiamata dagli amministratori regionali. Questo è gravissimo. Questo è come il non aver ascoltato la votazione contraria di 55 sindaci. C'è questa indifferenza, ma non mollo. Non mollo, io sono qua per i diritti dei nostri cittadini. Chiedo aiuto a tutti i sindaci, chiedo aiuto al territorio, ma non guardo in faccia il rosso, il verde e il bianco. Non è più il tempo di parlare e di lasciarsi influenzare dai partiti, non esiste. E questa mattina...
mattina alla protesta c'era anche il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, che noi abbiamo intervistato. Fra l'altro proprio domani mattina nella città ducale si svolgerà la conferenza dei sindaci di Area Vasta, alla quale parteciperà anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Vicino a questa battaglia, perché non è la battaglia di un territorio, di un comune, ma di tutta la nostra regione. Noi non molleremo fino a quando non avremo raggiunto il risultato di condividere un piano sanitario insieme. Noi vogliamo solo che il piano sanitario vada avanti nel modo giusto e sia costruito per la gente e non contro la gente. Ma i cittadini sono preoccupati anche per le sorti dell'ospedale di Urbino? Noi siamo molto preoccupati per le sorti dell'ospedale Urbino, ma io volutamente non me ne sono voluto occupare ancora, perché non è che deve essere risolto il problema di Urbino, deve essere risolto il problema di tutto il territorio. A me mi hanno anche detto ieri in un incontro in prefettura: ma lei cosa c'entra con il territorio? Noi non è che possiamo salvare i cittadini di Urbino e uccidere quelli di Carpegna o di Lunano o di Apecchio. Quindi noi in questo momento rischiamo veramente di uccidere le persone, perché quando uno deve aspettare un'ora e mezza per arrivare a un pronto soccorso decente, è chiaro che la vita è in pericolo. Che cosa si aspetta dalla conferenza dei sindaci di Area Vasta di domani mattina? I cittadini possono essere certi che i sindaci porteranno in fondo questa battaglia. Io l'ho fatta dall'inizio proprio sul funzionamento dell'assemblea di Area Vasta, perché solo così riusciremo ad avere i risultati. I risultati sono quelli di voler condividere il percorso. Noi domani faremo anche le nostre proposte, che condivideremo prima con l'assemblea, perché noi non vogliamo fare le proposte di uno, di due, di cinque sindaci. Noi vogliamo portare avanti le problematiche di tutti. Dobbiamo rivedere, non possiamo fare una riforma in prospettiva di avere un ospedale unico che si paventa, ma che avremo probabilmente, se l'avremo, io spero che l'avremo, ma fra 10 anni un ospedale d'eccellenza, ma il primo soccorso, i servizi sul territorio non si possono smantellare prima in funzione del fatto che si promette una cosa che ancora noi non vediamo. E come avete visto dalle immagini, questa mattina non c'erano soltanto i sindaci dell'entroterra, ma anche tantissimi giovani studenti di Sasso Corvaro. Non giocate con le vite, tutelate il nostro futuro, la salute è un diritto di tutti. Sono solo alcune delle frasi scritte dagli studenti delle scuole medie superiori di Sasso Corvaro, che oggi si sono recati all'ospedale del paese insieme agli insegnanti per sostenere la battaglia contro il piano sanitario regionale. Pensare di risparmiare sulla salute, sulla scuola, anche su questi settori che sono principali, sono dei diritti fondamentali, la trovo veramente una cosa assurda. Io direi più controlli e meno sprechi. A Sasso Corvaro i cittadini non intendono mollare, continuano la loro battaglia nei confronti della regione. Questa riforma, dicono, mette a rischio la vita delle persone. Dica lei, alla fine siamo vecchietti, che solo come fa andare avanti, è una vergogna. Penso che sia fondamentale che rimanga almeno quello che c'è. Questo pronto soccorso che viene dimezzato è una vergogna, veramente. Ha appena firmato, quindi anche lei sostiene la battaglia. Ah, ci credo, io da 20 anni che la sostengo. Io sono uno dei vecchi che non, per il fatto dell'ospedale di Macerata, quando si chiudeva Macerata, Sasso Corvaro, e poi abbiamo fatto altre battaglie insieme a loro. Noi siamo i vecchi quelli che fanno le battaglie. Possiamo chiedervi quante firme avete raccolto ad oggi? Si parla di 2000 firme. C'è un bel vai di cittadini. Sì, anche perché il cittadino ormai è stanco di essere preso da una classe politica veramente proprio, vanno sul vago, proprio, non hanno capacità. Lei considera che parte qua un ammalato che deve essere ricoverato in medicina a Urbino, non c'è il posto, dove va? A Pergola. Pergola, un'ora e mezzo di viaggio. Non capisco io come si fa, il vecchietto quando arriva là è morto. Qui si chiude tutto. Il progresso è diventato regresso. Tutto quello che avevano costruito i nostri avi ormai sparisce tutto. Non ho più parole. È un
Un 43enne di Osimo è rimasto ferito in un tamponamento fra tir accaduto la notte scorsa intorno alle 2 lungo la corsia sud della 14 all'altezza di Marotta. A causa di un'avaria l'autista di un autotreno ha dovuto fermare il suo mezzo, ma dietro di lui stavano sopraggiungendo altri due tir. Il primo è riuscito ad evitarlo, ma il secondo lo ha centrato in pieno. Il camionista che ha tamponato è rimasto intrappolato nella cabina e per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Fano. I pompieri sono intervenuti sul posto insieme alla polizia autostradale e al soccorso ACI. Il 43enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona. Le ferite più gravi riguarderebbero gli arti inferiori, illeso invece l'altro conducente. E ancora cronaca, i carabinieri di Fano hanno arrestato un tunisino 32enne senza fissa dimora, soprannominato Lo Sporco. L'uomo è molto conosciuto a Fano come spacciatore di eroina. In passato è stato sorpreso più volte con lo stupefacente e nei vari casi è stato denunciato, arrestato e sottoposto all'obbligo di firma, ma è sempre tornato in libertà. La scorsa settimana poi ha rubato un portafogli alla stazione ferroviaria di Fano. La vittima, una studentessa 18enne di Fabriano, ha tentato di recuperarlo, ma il 32enne le ha sferrato un pugno all'occhio destro, l'ha ferrata ai polsi e le ha strappato una collanina che aveva al collo. La ragazza è stata dimessa al pronto soccorso con un trauma cranico facciale lieve, mentre nei confronti del magrebino il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Maestra Pia Venerini in lutto, è deceduta mercoledì ad Ancona all'età di 85 anni, Suor Rita Copparo, storica direttrice ed ex preside dell'Istituto Fanese. A ricordarla sono stati centinaia di ex alunni con post pubblicati sui social e con telefonate alla scuola per esprimere cordoglio. La suora infatti ha dedicato oltre mezzo secolo all'insegnamento, prima a Roma, poi a Fano ed infine ad Ancona, dove ieri sono stati celebrati i funerali. E adesso torniamo ad occuparci del maltempo perché il Centro Funzionale della Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 12 di domani fino alla stessa ora di lunedì. Ma come sempre per avere maggiori informazioni siamo in collegamento telefonico con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Buonasera Cangiotti. Allora, sì, buonasera. Quali sono gli aggiornamenti? Nevicherà in questo fine settimana? Sì, diciamo che ecco, già dalla prossima notte sarà in arrivo questo nucleo di aria artica che inizierà a determinare inizialmente un deciso calo delle temperature con valori che si porteranno anche al di sotto della media. Nella giornata di domani avremo qualche rovescio sparso localmente sulle zone interne anche a carattere nevoso, mentre lungo la costa continueranno condizioni di moderata variabilità. Mentre nella giornata di domenica avremo l'arrivo di un ulteriore impulso di aria fredda che determinerà appunto un peggioramento del tempo con precipitazioni nevose che via via si estenderanno nel corso della giornata a gran parte della regione, interessando poi nel corso della nottata, nelle prime ore di lunedì, anche settori pianeggianti con fiocchi di neve che potranno lambire anche proprio le aree del litorale, quindi le zone costiere. Avremo appunto a seguito di questo peggioramento anche forti venti dei quadranti nord orientali con mareggiate diffuse sui settori costieri più esposti. Bene, grazie come sempre a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Cambiamo argomento, il fenomeno dell'immigrazione sarà il tema, al centro dell'incontro che si terrà domani, sabato 16 gennaio alle ore 16:30 allo spazio autogestito Grizzly a San Lazzaro di Fano. Al dibattito dal titolo Nuove rotte, nuovi confini dentro e fuori l'Europa interverranno Valentina Giulio Dori e Michela Bonifazzi dell'Ambasciata dei diritti d'Ancona e Francesco Montanari, un attivista del Grizzly che è ritorno dalla Grecia dove si è svolta una staffetta di solidarietà internazionale con i migranti. E continuiamo a parlare di eventi perché questa sera alle ore 21:15 verrà inaugurata al Caffè Centrale di Fano la mostra delle fotografie vincitrici della scorsa edizione del Carnevale di Fano. Per l'occasione verrà presentato anche il nuovo concorso che ha partecipazione gratuita e che quest'anno vedrà come presidente di giuria il fotografo di fama internazionale Gianni Berengo Gardini. Domani sera invece si inaugura il palazzetto dello sport Salvador Allende dopo i lavori di bonifica dell'amianto. Per l'occasione si svolgerà anche il tradizionale quadrangolare di volley. L'ospite d'eccezione sarà l'imitatore finalista di Tussi che vale, Santonio Mezzancella. Lino Balestra lo ha raggiunto per noi telefonicamente. Il prossimo artista si chiama Antonio Mezzancella e potremmo definirlo un traduttore di lingue musicali. Come te che mi hai dato il mio gioco più bello del mondo, ho vissuto con te, solo tu mi hai donato.
lato, un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. Porterò praticamente una vagonata di artisti, di specialmente cantanti della musica italiana e non solo. Riproporrò anche i video che ho fatto a Tu sì che vales, con doppiaggi di film, interviste di personaggi e canzoni in sync col cantante che vedrete sullo schermo, e poi porterò anche tanti altri personaggi con scenette, battute, insomma una sorpresa. Senta, io le domandavo questo: secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo nei pressi di Parma? Ma va a cagare. Guarda, visto che insomma voi di giornalisti ne capite, io sono un giornalista di quelli che non sbaglio mai, aspetta che te lo passo. Allora, un grandissimo buongiorno e un in bocca al lupo a tutti voi della redazione giornalistica. Complimenti, io vi seguo sempre, sono un vostro grandissimo estintore, non posso fare a meno, insomma, io vi stimo tantissimo. Buongiorno. Solo che pensavo quanto è inutile farne di gara, credere di stare bene quando è vero in te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che sono grande. Allora ciao ragazzi, io volevo dire, volevo fare un saluto a tutti quanti. Mi raccomando, ci vediamo sabato. Se qualcuno di voi è un po' tacca può rimanere a casa, gli altri sono tutti ben accetti. Mi raccomando, se vedete Marquez me lo mandate a quel paese da parte mia, perché mi sto un po' sui maroni. Ci vediamo sabato, ciao ragazzi. E adesso ci colleghiamo con il quartiere fieristico di Campanara, dove oggi è stata inaugurata la prima edizione di Pesaro International Tattoo Expo, una 3 giorni dedicata al mondo dell'arte di strada. In collegamento per noi c'è Davide Cecchini. Eccolo qua, buonasera Davide, come grazie, sta procedendo? Grazie per la linea dallo studio. Come vedete ci troviamo, ecco, in collegamento dalla Fiera di Pesaro. Vedete alle mie spalle è partito ufficialmente l'International Pesaro Tattoo 2016 con protagonisti naturalmente la musica. Avete visto un grande palco che naturalmente le note dei gruppi giovanili non potevano mancare, ma soprattutto siamo entrati nell'area tattoo. Ecco, troviamo anche due protagonisti fondamentali di questa Pesaro International Tattoo. Mi permetto di andare tra i due organizzatori, i due fautori di questa grande fiera, Antonella Zaccarelli, che è un po' l'ideatrice, la curatrice, e Salvatore Pistillo, che è un po' il coordinatore della zona tattoo. Ecco, cominciamo dalle signore. Antonella, parafrasando un po' Obama, we have a dream, avevate un sogno e oggi finalmente qua alla Fiera di Campanara il sogno è diventato realtà. Sì, è vero, un grandissimo sogno, quello di portare i giovani il più possibile dentro una fiera dedicata a loro, la street art, che secondo noi rimaneva un po' sottovalutata come categoria, e ne abbiamo tantissimi che si stanno divertendo, dagli atleti del parkour ai 130 grandi tatuatori che vedrete qui, poi avrete possibilità di ammirarli. È partita alla grande, c'è tanta gente e ci auguriamo che continui così. Ecco, abbiamo assistito poco fa anche all'inaugurazione, qualche ora fa, dell'inaugurazione ufficiale, con la presenza di tantissime autorità. Sì, quindi insomma anche le autorità sono vicine a questo evento, c'era presente appunto il sindaco Matteo Ricci, ma non solo. Sì, c'era l'assessore regionale Emanuela Bora, è stata molto contenta di questa iniziativa, anche come precursore alle Marche di un'iniziativa del genere a livello internazionale, perché comunque sia in Europa non ce n'è una uguale a questa, quindi grazie all'aiuto di Salvatore Pistillo che è qui con me, posso dire abbiamo fatto un ottimo lavoro, no? Ecco, la stretta di mano giustamente passa il testimone e passa quindi anche la domanda a Salvatore Pistillo. Ecco, vediamo qua dietro a noi tantissimi tatuatori, noi abbiamo fatto un giro poco fa, abbiamo visto addirittura dalla Francia, addirittura dalla Spagna e non solo dall'Italia, quindi un grandissimo lavoro e soprattutto tanti tatuaggi. Chi ha scelto di farsi il primo tatuaggio oppure di fare quel tatuaggio che è da tanto che rimandavano? Sì, sicuramente un'occasione di incontrare artisti di fama internazionale e di alta qualità in Italia. Infatti sono presenti la maggior parte dei tatuatori più famosi e affermati in Italia. Molti artisti che hanno fatto parecchi chilometri per essere qui. Abbiamo dei ragazzi, alle nostre spalle abbiamo dei ragazzi spagnoli, abbiamo due ragazzi che vengono dal Brasile. Quindi è un melting pot. Il tatuaggio, si dice nel gergo, è la cosa più democratica del mondo. Unisce vari
strati sociali, quindi unisce un po' tutti, è un vero, è la vera democrazia. Grazie, che c'è ancora in Italia. Grazie, sì. Salvatore, ecco, ancora abbiamo qualche minuto, quindi un'altra domanda, Antonella, ecco, è appena cominciato ma sarà una 3 giorni esplosiva, perché insomma il meglio deve ancora venire. Il meglio deve venire, vi aspettiamo tutti domani sera alle 22, Gue Pequeño e DJ Suicide, due nomi internazionali del rap e del DJ dal vivo qui per il concerto, quindi ragazzi venite, 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 divertimento, musica, spettacolo. Ecco, insomma, c'è poco da dire, ha detto tutto Antonella, ha detto tutto Salvatore, le immagini parlano chiaro, mi raccomando, tutti, tutti qua al quartiere feristico di Pesaro, a linea allo studio. Grazie. Grazie a Davide Cecchini e ai suoi ospiti. Ebbene, per informazione è tutto, il nostro telegiornale termina qui e grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.